È stato uno shock. Perché dici, indosso sempre la mascherina, tanto capita solo agli altri. E invece dovrò rimanere isolata per un po' di tempo. Non potremmo dormire assieme, mangiare assieme. Non puoi neanche tenermi la mano. E non ho voglia di far niente. E non mi annoio neanche. Io sto galleggiando in un limbo. Sì, sono triste, ma non alle lacrime. Non fa più male. Non fa abbastanza male. Ormai i morti sono morti. La vita continua, ma non per tutti. Allora, come ti sembrava? Oh, questi primi piani sono proprio difficili. Certo che potevi dare qualcosina di più, Alice, di più, di più. No, di più. Poi alla fine i tuoi corti sono come i tuoi quadri, delle croste. Ma sei proprio carina, ma sai che vuol dire Covid-19? Tu non stavi bene, non stavi bene. E allora stavi per sprofondare. Sai che significa andare giù, andare giù, andare giù, andare giù? Va giù, va sì, giù. Sì, va giù, come nelle sabbie mobili dei film di Tarzan degli anni 40. Ma queste persone, dentro la loro mente, hanno avuto e hanno una visione sovrannaturale, qualcosa di quasi mistico, sai che vuol dire? Sì, sì, io ho visto San Genesio, il protettore degli attori di teatro. Cosa stai dicendo? Ma non farla stupida! Ma vai a farti benedire da San Genesio. San Genesio, aiutami a superare questo momento di crisi con Gianfranco. Ma che stai facendo? Sto cogliendo un momento di verità. Oddio, sei proprio un blasfemo, eh? Senti, offrimi un caffè, che inizia a far freddo.